Unica squadra imbattuta in trasferta, il Milan vuole proseguire il trend anche a Bologna contro una formazione che ha raccolto solo 8 punti nelle ultime 10 giornate. Il Bologna ha perso a Torino contro la Juventus settimana scorsa, deve ancora battere una grande. Il mancino Teo direttamente in porta, la tocca Skorupski e pallone che sbatte sulla traversa. Era stato un po' sorpreso il portiere polacco. La traiettoria velenosissima di Teo Hernandez che ci riprova e viene murato da Soriano. È pronto Teo dalla bandierina. Sinistro verso il primo palo. Sbuca il cranio di Soriano. Tonali rimette dentro. Ibrahimovic, Skorupski la tiene ancora Ibra. Ancora Skorupski, poi Romagnoli. Murato da Sumauro. Tripla occasione per il Milan. Al 23esimo. Arriva Barro. Leao riesce sui piedi Skorupski. E arriva il calcio di rigore. Calcio di rigore per il Milan e giallo per Deix. Parte Ibra con il destro, ipnotizza Skorupski, Rebic pulisce l'errore di Ibrahimovic e il Milan è in vantaggio al 26esimo del primo tempo con Ante Rebic. Soriano cerca l'idea giusta, bello il taglio di Sansone, controllo, ancora Sansone, Donnarumma ci deve mettere il corpo in qualche modo. Sempre il croato, per il momento man of the match Ibrahimovic, in tuffo, poi Calabria, non riesce a sorprendere Skorupski. Sansone, Dominguez tutto solo, Dominguez, Donnarumma con un prodigio riesce a sbarrare la strada all'argentino. Leao va profondo da Ibrahimovic, reclama un tocco con il braccio da parte di Sumauro, lo vede anche Doveri e calcio di rigore per il Milan. Mi pare non abbia protestato Sumauro, parte che sì. Tre passi, questa volta conclusione centrale. Skorupski non si era sostanzialmente mosso, ma viene sorpreso dalla traiettoria di Kessi. Ibrahimovic, Hernandez può sfondare per vie centrali. Va ancora Teo, sta arrivando il rimorchio. Calabria che prova ad incrociare. E Skorupski nega il tris al Milan. Palacio si impossessa del pallone, vuole caricare il destro, vede Skovolsen e poi da sotto misura il gol di Poli, l'ex che riapre il match a 10 dalla fine, 2-1. Skovolsen rientra bene, la palla bassa a Bennacer, allontana la minaccia solo per un attimo. Danilo propone lungo, colpo di testa in tuffo! E serve un super intervento da parte di Donnarumma per proteggere il vantaggio del Milan. Il Milan espugna anche Bologna e resta al comando del campionato per i rossoneri. Nona vittoria esterna su 10 partite per il Bologna. Buona prestazione, ma 0 punti.